Buonasera a tutti, ciao da Roberto Brunetti, sempre con questi mini video che facciamo durante la quarantena per darvi un po' di informazioni, nel mio caso su Enduro, Freeride e sulle attività della Scuola Nazionale. Stasera proseguiamo con gli altri 5 falsi miti. Abbiamo parlato del lavaggio e conseguente asciugatura la volta scorsa, abbiamo parlato dei freni, abbiamo parlato della pressione delle gomme, abbiamo parlato di come e del perché soprattutto si chiude in curva e poi abbiamo accennato il discorso di ho le braccia bollite, eccetera, eccetera. Chiaramente quando arriva in fondo alla discesa molto stanco, giusto per chiudere l'argomento dell'ultima volta, può darsi anche che non sia così allenato. È chiaro che se vado in bici una volta alla settimana e il resto della settimana la passo sul divano tra bignè, popcorn e coca, probabilmente Coca-Cola ovviamente, arrivo il sabato probabilmente a fare un giro di 4 ore e ovviamente ho le braccia bollite in discesa e già tanto si riesco a pedalare, insomma, quindi anche se ho le bike per andare su e non mi stanco, è chiaro che qualunque discesa possa mettermi alla prova. Entro forte in curva perché così vado a 1000, entro forte sui salti, così salto più alto. Allora, l'idea di andare forte è figa, ovviamente c'è l'adrenalina in discesa, ci divertiamo e così via, e quindi va benissimo. Però il problema di entrare di solito forte in curva è che entro forte ed esco pianissimo, perché probabilmente entro troppo forte rispetto a quella che è la mia percezione di curva. Quindi se penso di poter fare la curva a 15 km/h non posso entrarci né a 20 ma neanche a 15, perché se io freno per arrivare a 15, mollo i freni all'ingresso della curva, a metà curva sarò già a 18, sarò già a 20 a seconda della pendenza e quindi sono troppo forte. Quindi se penso di poter prendere la curva a 15 devo probabilmente entrarci a 10 e se c'è molta pendenza a 8. Quindi entriamo piano, cerchiamo di sbagliare il meno possibile, di commettere appunto meno errori possibili, di rimanere molto rilassati, di non tirare i freni in curva, di tenere sempre lo sguardo lontano, di assumere la posizione giusta e così usciamo più veloci. Di solito chi va un pelo più forte di noi davanti non è perché è più bravo o anche ci mancherebbe, ma magari è semplicemente un pochino più tranquillo, quindi entra un pochino più piano, esce un pochino più veloce, commette meno errori e non butta via metri di pista di discesa. Stesso discorso sui salti, arrivo troppo forte sul salto pensando di volare, quando arrivo lì mi cago un po' addosso e ora tutte le gambine le tengo tutte su, mi rattrappisco tutto, piuttosto che magari do un colpo di freno sulla rampa e invece andrebbe fatta in totale accelerazione. Freniamo un attimino prima e poi molliamo strifreni quando ci sentiamo sicuri per affrontare la rampa e di conseguenza il salto. Entriamo più piano nelle cose per veramente andare più forte. È probabile che se accendete un cronometro, cosa che a noi, diciamo, non parlando di gare non ci interessa, ma provate. In un sentiero probabilmente riuscite a fare un tempo migliore se andate un pochino più piano, semplicemente perché ne sbagliamo, ne sbagliate, mi veniva da dire, ma sbagliamo tutti ovviamente, molto molto meno, no? Ognuno con il suo limite. Bene, al quarto posto abbiamo il famoso fuorisella. Allora, con la sella alta, e noi con la scuola Mi Bike sono oltre 20 anni che lo insegniamo, è molto importante uscire dietro la sella come posizione di sicurezza per evitare di cappottarsi in avanti, per riuscire a mettere i piedi per terra, per eventualmente appoggiare il sedere sulla ruota. Quindi è una posizione di sicurezza per andare tranquilli in discesa. È chiaro che quando la velocità aumenta, e oggi con le selle basse di Enduro e Freeride possiamo, diciamo, giocarci la nostra posizione più o meno dove vogliamo sulla bici, non devo arretrare tanto, perché se arretro tanto, ovviamente scarico tantissimo l'anteriore che, come abbiamo detto nella puntata precedente, tende a chiudersi, ma diventa difficile anche frenare se sto troppo dietro, visto che il freno che frena è quello davanti, e c'è bisogno di avere del grip sulla ruota davanti, quindi del peso sulla ruota davanti per riuscire a far sì che l'azione frenante sui freni si trasmetta poi sul terreno grazie alla gomma. Se non c'è peso, il davanti tende ad andare dove vuole. E questo ci porta di volata al problema, al falso mito, scusate, numero 3. Il freno davanti non va mai toccato. Io ho iniziato ad andare in bici e c'erano dei ragazzi che erano più esperti di me, che avevano cominciato molto prima di me, che mi dicevano: attento al freno davanti e non lo toccare, in discesa si frena solo con quello dietro. E io mi domandavo sempre: scusate, ma perché ce l'hanno messo questo freno davanti, se tanto si deve sempre frenare solo con il freno dietro? Poi arrivo nella scuola Mi Bike e mi viene spiegato che in realtà è quello davanti il freno che frena davvero.
Quello dietro è un freno che può aiutare a fare la derapatina, a dare la direzionalità, rallenta un attimo, ma ci potete provare anche su un terreno totalmente inconsistente e scivoloso. Se frenate col dietro, il dietro arriva al bloccaggio della ruota, o anche se non la bloccate, si continua ad andare giù, non frena per niente, quello che frena davvero è quello davanti. Quindi bisogna trovare il grip, bisogna riportarci un pochino di peso, possiamo abbassare un pochino i talloni, cercare di non gravare con il nostro peso e del corpo sul manubrio, ma far passare sempre, come dicevamo, sia nei video della posizione di attacco che nei falsi miti, puntata numero uno, che il manubrio deve essere leggero e i piedi devono essere pesanti, cercando sempre di distribuire il peso fra il davanti e il dietro. Ora è chiaro che per una frenata fortissima il mio peso tende ad andare in avanti e quindi tendo a caricare molto il davanti, per cui ci sta che in quel momento debba arretrare, abbassare i talloni, anzi balzare sulla bici e spingerla proprio giù per cercare di trovare il grip. Ma questo grip durante una frenata è più importante sul davanti rispetto al dietro. È chiaro che se poi sono con la testa ben oltre il manubrio e vado a pinzare sul davanti, mi cappotto, ma quello è un problema di appunto posizione. Bene. Numero due, sui salti entro forte, l'abbiamo già accennato, tiro su con le gambe così la mia bici salta ancora più alto. Il contrario, è tutto il contrario. Purtroppo in bici c'è questa legge che dovremmo scriverci sul manubrio o sulla visiera del casco che fa il contrario di quello che ti viene da pensare in modo naturale, che probabilmente è la cosa giusta. Sui salti bisogna spingere la bicicletta in basso, cioè pomparla, durante la fase di partenza sulla rampa. Se questa è la nostra rampa e questa è la nostra bici, scusate, facciamo così, se questa è la nostra rampa, cioè il video con la telecamera al contrario, e questa è la nostra bici. Se io non faccio niente, quando arrivo forte su un salto, arrivo qui e la tiro su, la bici tende a scalciarmi. E in ogni caso, se sono volato tanto alto così, se la tiro su di gamba, quanto la posso alzare? Altri 5, 8, 10, 12, 15 centimetri. Quello che devo fare invece per saltare in sicurezza il più alto possibile, alla velocità più bassa possibile, guardatevi l'episodio dell'online meeting dove parliamo dei salti, è schiacciare la bici il più basso possibile sulla rampa, estendendo le mie gambe, come se saltassi a piedi. Devo fare esattamente la stessa cosa. Non si sa perché in bici ci viene da arretrare e ci viene da tirare su queste gambette per cercare di farla saltare. Bisogna fare il contrario. La forza che io do sulla bici in giù, quindi verso il basso, mi viene restituita per volare il più in alto possibile, esattamente come a piedi. E l'ultimo tip, quello più importante, che si sente dire soprattutto da chi fa un sacco di gare, è che la birra a fine giro fa male. Ciao a tutti, alla prossima puntata.